passione che diventa impresa. Grazie al contributo del progetto Sviluppo Napoli, altri due giovani partenopei, Nicola Russo e Alessandro Di Costanzo, hanno avviato un'attività imprenditoriale nella propria città. È una ludoteca rivolta ai bambini dai 4 ai 14 anni nel centro storico di Napoli. Si chiama Giocolandia ed è stata inaugurata questa mattina in via Duomo 77 alla presenza del sindaco De Magistris e dell'assessore ai giovani Alessandra Clemente. Siamo nati e cresciuti nel centro storico e quando eravamo noi piccolini non c'erano strutture che potevano permettere a bambini o alle mamme di lasciarli in custodia o per farli divertire, spazi ludici al coperto. Ci è venuta questa idea al centro storico, siamo i primi e io spero che altri ragazzi come noi possano prenderci come esempio e avviare qualsiasi tipologia di attività. A muovere Nicola e Alessandro è la passione comune per i bambini e l'amore per la città in cui vivono. Da qui l'idea di partecipare al bando lanciato dal comune per finanziare i giovani che decidono di investire sul territorio. La loro è la quinta delle 10 attività imprenditoriali selezionate nelle varie municipalità e destinatarie di un contributo di 20.000 euro. È una misura che finanzia concretamente l'imprenditoria giovanile, ma non è assistenza, è un modo per dire grazie. Siamo a Via Duomo e in questa municipalità, gareggiando al bando completamente trasparente, sono stati finanziati due giovanissimi imprenditori che in questa ludoteca non soltanto danno un servizio alle famiglie e ai bambini del territorio, ma anche lavoro a tanti altri giovani ragazzi che sono, come dire, i neolaureati nella nostra regione che non aspettano altro che una chance per poter mettersi a disposizione non soltanto di un percorso individuale ma anche collettivo. La ludoteca sarà aperta ai bambini del quartiere con attività ludico-ricreative e formative. Sono previsti laboratori di arte presepiale, teatro, fotografia, storia partenopea, lingue straniere e informatica e discipline sportive per i ragazzi a rischio. Qui a Via Duomo una ludoteca, Giocolandia per i bambini che sono tantissimi nella nostra città. È un segnale importante per chi decide, ripeto, di investire con la propria autonomia, la propria energia e la propria creatività. Continueremo su questa strada con tutte le nostre forze, energie e la nostra passione per consentire a chi vuole restare a Napoli di poterlo fare con serenità e con coraggio. Come le altre, anche questa attività aderisce al consumo critico e all'associazione antiracket e antiusura italiana.